dovevo pur trovarlo un modo per consolarmi. Bruzzone, Pier Luigi Bruzzone, un uomo fuori dal tempo. Ma mettetemi nei miei panni. Sono fatto un salto in cantina e devo dire che ho trovato degli acceci alquanto strani, macchine sofisticatissime, mi hanno detto macchine moderne, che servono per aumentare la quantità e migliorare la qualità. Bah, sicuramente è vero, perché il vino qua è molto molto più buono di quello dei miei tempi. D'altro canto, se queste sono le novità e questo è il mondo moderno, sul vino sono d'accordo, che vengono pure le novità. Poi però mi sono incrociato con dei ragazzini che avevano in mano una scatolettina, sì, il telefonino, mi hanno detto che è un aggeggio che è 100.000 volte più potente del telegrafo, e dentro questo aggeggio c'è un'enciclopedia intera, e poi me l'hanno fatto vedere che si può utilizzare come una torcia, come una bussola. Io non ci ho capito assolutissimamente niente, no. Io voglio soltanto ritornare ai miei tempi, in mezzo ai miei libri. Che belli quei tempi. E mi ricordo che comunque quando vado in queste tristezze la cosa migliore, la cosa che mi tira su è quella di raccontare delle storie, le mie storie. Ci vorrebbe un'ispirazione. Ecco, Bricco Trionzo. Eh sì, il Bricco Trionzo. Mi fa venire in mente una storiella che mi raccontò 3-4 anni fa, o meglio, cosa devo dire, 100-150 anni fa a questo punto, visto che sono in queste situazioni. Beh, me la raccontò una vecchina, aveva circa 90 anni. Mi sembra una vecchina qui di Carpeneto. Questa è una storia che parla proprio del Bricco Trionzo, ossia il Bricco Tre Once. Tutti quelli che abitano qua intorno lo conoscono. È un bricco particolare, salite e trovate una vegetazione lussureggiante, ma allo stesso tempo ci sono degli anfratti, delle grotte e della terra tufacea. Bene, anch'io sono salito più volte nelle mie passeggiate, e devo dirvi che lassù in cima è uno splendore, si vede tutti i paesi della provincia di Alessandria. Per salire voi dovete percorrere una stradina, e all'inizio di questa stradina voi tutti, se sarete attenti, potete trovare proprio lì sulla destra una fonte dalla quale sorge acqua spumeggiante. Oh beh, mi direte sì. Le fonti, quante cose hanno creato, miti, leggende, acqua spumeggiante delle fonti. Tra l'altro, Brick, voi lo sapete, Brick è un derivato, sì, è un termine derivato dalla lingua celtica, significa colle, ma non voglio annoiarvi con queste cose, per questo c'è il mio buon amico De Gubernatis, che ha così bene recensito il mio libro ultimo, Torre Castelle, dei miei viaggi qua. Ma non perdiamoci, vi dicevo, i contadini narravano che questa fonte d'acqua spumeggiante avesse una proprietà misteriosa, ossia chi avesse avuto la pazienza di raggiungere la maggiore età, bevendo, abbeverandosi a quella fonte, avrebbe avuto una vecchiaia serena, una vecchiaia senza malattie. Poi dovete sapere che da quella fonte, a quei tempi, non usciva acqua, bensì olio. Ed era dovuto a un incantesimo che avevano fatto le streghe che si radunavano al Trionzo per celebrare i loro balli, le loro danze infernali e danzare i loro sabba. A un certo punto fecero questo miracolo. Dall'acqua cominciò a sgorgare olio e tutta la fonte venne ornata da madreperla e da diamanti e lapislazzoli. E un'altra cosa, ancora più interessante, era che magicamente, al sopraggiungere della maggiore età, ai giovani che abitavano nei paesi circostanti spuntava misteriosamente in tasca una fiaschetta.
E questa fiaschetta teneva proprio 3 once. 3 once di questo liquido miracoloso, e ogni giovane andava a riempire la sua fiaschetta e la poteva bere durante la sua vita. Immaginate, a quei tempi, quanto preziosa potesse essere una fiaschetta di questo genere quando la vita al massimo durava 40-50 anni. Ma un giorno ci fu un ragazzo avido e crudele. E cosa fece questo ragazzo? Rubò la fiaschetta al suo amico e ne volle riempire 2 fiaschette. Le streghe, appena lo seppero, cominciarono ad andare in escandescenza, distrussero la fontana, distrussero tutto quello che era madreperla, tutta quella ricchezza, e trasformarono l'olio in nuova acqua. I paesani, quando seppero che quel ragazzo aveva fatto quella cosa, cominciarono ad inseguirlo, e lo inseguirono nel bosco, dove lui scappò, ma inciampò in uno di quegli anfratti, cadde, si ruppero la gamba, e dopo arrivarono le belve misteriose che se lo mangiarono. E così finì quella bella proprietà della fonte del Trionzo. Trionzo diventò una zona brulla, tufacea, un colle perso. Nessuno ci andava più, fino a quando arrivò un contadino con la sua famiglia. E cominciò con le braccia dei figli, con le braccia o l'aiuto di sua moglie, a dissodare la terra e a piantare la sua prima vigna. E dopo qualche mese fecero una vendemmia allegra, una vendemmia che diede dei grappoli buonissimi, dai quali ottennero il primo vino, il vino del Bricco Trionzo. Bene, cari amici, lo sappiamo, il vino non ci dà la possibilità di raggiungere una vecchiaia senza malattie, ma pur sempre ci dà la possibilità di essere felici e contenti nei momenti anche più difficili. Nei momenti anche più difficili della nostra vita. Eh sì, come vorrei ritornare al cielo, come vorrei ritornare ai miei amati e sudati libri. E chissà che fine avrà fatto il mio amico, il buon De Gubernatis. E poi mi ricordo che dovevano eleggere e dovevano nominare, sì, il nuovo re. E chi sarà stato questo nuovo re? Sì, se mi ricordo, Umberto I. E il Verne! Il Verne che aveva detto che saremmo andati tutti sulla Luna! Io non potrò mai vedere queste cose. Sono tremendamente condannato in questo posto, in mezzo a telefonini, in mezzo a cose che non conosco! Ma siete pazzito! Ma lo sapete voi quanto ci vuole a farvi stare un po' zitto? E state a sentire ogni tanto! Lo dicono pure loro. Mentre voi stavate qua a consolarvi, io mi sono fatto per 3 volte il giro qua tutt'attorno. Ho camminato per ore e ore. Mi sono anche venute delle vesciche grosse così sotto i piedi. Risparmiateci questi particolari. Ma fanno male, eh? Comunque. Uomo. Iniziavo anche un po' a perdere la speranza. Voi non avete idea di quanto è cambiata la roba qua fuori. Le strade, tutte ricoperte di... Sta a fare qua grigio, non so che cos'è, durissimo, brucia sotto il sole da morire. E su questa roba qua sfrecciano, ne abbiamo vista una prima, quelle carrozze senza cavalli. Ah sì, sono automobili, cominciavano già anche ai nostri tempi. Ma io non so come si chiamano, non ne ho mai vista una, e vi dico che tutti quelli che ci vanno sopra devono essere dei pazzi. E comunque, io non la trovavo la strada di casa, e mi veniva già anche un po' da piangere. Per la verità piangevo davvero. Quando ad un tratto stavo per tornare qua e gettare la spugna, e sento un rumore familiare. Clopt, 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 clopt. Sì, sono cavalli, ci sono già anche qua nel 2000, li ho visti. No, signor Bruzzone, perché oltre ai cavalli c'era un'altra cosa. Un biroccio, di quelli che conosciamo noi. E sopra sto biroccio, chi c'era?
un contadino che conosco, uno di Carpeneto. Ci ho bevuto qualche volta assieme all'osteria. Oh, ma mio buon cocchiere, ma allora avete trovato la strada? E sono corso subito qui perché avevo paura che io riuscivo a tornare nell'Ottocento, ma voi restavate prigionieri. Ma che nuovo, ma io vi perdono di tutto quello che mi avete fatto. Ma va bene. E allora? E allora io, con tutto rispetto, andrei, perché questo 2000 tanto simpatico non mi sta. No, avete ragione, questo 2000 non è per niente simpatico, andiamo. Ma, e quelli del 700? Ah, loro, io ho trovato la strada per l'800. Poi, fra l'altro, non so se li avete visti, uno è un brigante, l'altro c'ha una faccia brutto come la fa. Ma sì, avete ragione, lasciamoli al loro destino, però permettete di salutare questa elegante signora che ci ha ospitato. Tutto, direi, pomeriggio, anno, non lo so, cosa è successo, non lo so. Comunque, ce ne ritorniamo. E, cari signori, se non vi abbiamo annoiato con le nostre storie, bene, allora raccontatele ai vostri amici. E se per caso vi avessimo annoiato e non vi fossero piaciute, beh, in questo caso, raccontatele ai vostri nemici. Andiamo, mio buon cocchiere, andiamo! Questa la prendo io!